Che ore sono? Mi fa male la gola. Devo aver gridato durante il sonno. Lui ha l'orologio, ma il quadrante è coperto, per cui non riesco a vederlo. Non si prende neanche la briga di guardare. Perché mi fai continuamente da scorta? Tu non dovresti essere impegnato in qualche attività più depravata? Che so, prendere a calci un cucciolo? Oppure spiare le ragazze mentre si cambiano o robe del genere? So che cosa hai fatto a Will, sai? Non far finta di essere migliore di me, perché io e te siamo assolutamente uguali. Ti sbagli. Forse siamo malvagi tutti e due, ma c'è una grossa differenza tra noi. Io non sono contenta di essere così. Peter fa una risatina mentre passiamo tra i tavoli di un laboratorio. Soltanto adesso mi rendo conto di dove siamo e dove stiamo andando. Stiamo tornando nella stanza che mi ha mostrato Janine, quella in cui verrò giustiziata. Tremo così forte che mi battono i denti. Faccio fatica a continuare a camminare e a mantenere in ordine i pensieri. È solo una stanza. Solo una stanza come qualunque altra. Che bugiarda che sono. Janine si trova vicino al tavolo di metallo, al centro. Diverse macchine sono sistemate intorno al tavolo e ci sono fili dappertutto. Mettetela sul tavolo. Sento le mani di Peter stringermi intorno alle mie braccia e mi dibatto, cercando con tutta la forza che ho di opporre resistenza. Ma lui mi solleva, scansando i miei calci. Lasciatemi! E mi sbatte sulla lastra di metallo, mozzandomi il fiato. Boccheggio e tiro un pugno a caso, colpendogli il polso. Uno mi tiene ferme le caviglie, un altro le spalle, consentendo a Peter di allacciare le cinghie nere sopra il mio corpo per immobilizzarmi. Il dolore alla spalla ferita mi fa sussultare e smetto di lottare. Che diavolo succede? Avevamo fatto un accordo! Collaborazione in cambio dei risultati, ricordi? Eravamo d'accordo! Questa è una cosa completamente diversa dal nostro accordo. Non riguarda te, Beatrice. La porta si apre di nuovo. Entra Tobias. Zoppicando. Scortato da traditori. Ha il viso pieno di lividi. E un taglio sul sopracciglio. Che significa questo? Triss! 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 Stai bene? Tra pochi secondi inietterò questo liquido nel collo di Triss. Dopodiché sono certa che il tuo istinto altruista prenderà il sopravvento e mi dirai esattamente quello che voglio sapere. Che cosa vuole sapere? Informazioni sui ricoveri degli esclusi. Non dargliele! Io morirò comunque, non dirle niente! Come funzionano le simulazioni degli intrepidi? Dimmi che cosa intendi fare! Lo farò se rispondi alla mia semplicissima domanda. Le simulazioni stimolano l'amigdala, che è responsabile della gestione della paura, e inducono un'allucinazione basata sulla paura così prodotta. Poi trasmettono i dati a un computer, per poterli registrare e analizzare. Molto bene. La paura è più potente del dolore. Per cui, c'è niente che vorresti dire prima che proceda con l'iniezione sulla signorina Prior? Da qualche colpetto alla siringa con l'unghia. Tobias stringe le labbra. E Janine inserisce l'ago.